In questo esercizio abbiamo un blocco da 2 kg appoggiato sopra un piano inclinato con angolo alla base 60 gradi. C'è l'attrito, coefficiente d'attrito statico 0,40 e poi c'è una molla compressa che schiaccia il blocco contro il piano in direzione orizzontale. La costante elastica della molla è 20 N al centimetro e l'accorciamento della molla con il segno negativo è 2 cm. Le domande sono due. La prima è dimostrare che il blocco sottoposto a queste due forze, quindi la forza elastica, la forza peso e la forza d'attrito, rimane fermo. La seconda domanda è: visto che il blocco rimane fermo, agganciamo una carrucola qua in fondo al piano inclinato e vogliamo agganciare alla carrucola un peso di massa MB in modo tale da trascinare giù tutto il sistema. Quindi ci chiediamo la massa di distacco in modo che il sistema si muova verso il basso. Cominciamo calcolando la forza peso, massa 2 kg, forza peso M per G, 19,6 N. Calcoliamo anche la forza elastica, che si calcola con la legge di Hooke, quindi la costante elastica per l'accorciamento, lo metto in modulo, da 2 cm, 40 N. Ora, per poter dire se il blocco scivola o no, dobbiamo ragionare lungo le due direzioni, quella lungo il piano e quella perpendicolare al piano. Le due forze che abbiamo noi, quindi la forza peso e la forza elastica, invece non vanno né in direzione parallela al piano né in direzione perpendicolare al piano. Quindi entrambe queste due forze vanno scomposte. Cominciamo scomponendo la forza peso. Le sue componenti sono queste due forze che, come sappiamo, si ottengono graficamente costruendo questo rettangolo a partire dalla punta della freccia della forza peso. Facciamo la scomposizione anche per la forza elastica. Costruiamo il rettangolo partendo dalla punta della freccia della forza elastica. Costruiamo questo rettangolo e le componenti della forza elastica sono queste due forze. Ora dobbiamo calcolare l'intensità di queste componenti, sia della forza peso che le due componenti della forza elastica. Come al solito scriviamo le definizioni di coseno e seno dell'angolo alfa. L'angolo alfa di 60 gradi è qui alla base del piano, ma lo ritroviamo anche in questi due triangoli congruenti, rettangoli. Uno, l'angolo alfa lo troviamo qui e lo troviamo qua giù. Quindi coseno di alfa è il cateto adiacente diviso l'ipotenusa, seno di alfa, cateto opposto all'angolo alfa diviso l'ipotenusa. L'ipotenusa, come al solito, è la forza peso. Quindi scriviamo la forza peso al denominatore. Il cateto adiacente e il cateto opposto all'angolo alfa li vediamo per esempio in questo triangolo qua. Il cateto adiacente è questa forza, quindi la componente forza peso perpendicolare. Perpendicolare perché è la componente in direzione perpendicolare al piano inclinato. Quindi il cateto adiacente, forza peso perpendicolare, lo scriviamo qui. Invece il cateto opposto all'angolo, questo è l'angolo, il cateto opposto è quest'altro, cioè è questo. Possiamo anche guardare l'altro triangolo, questo è l'angolo, e quindi questo è il cateto opposto all'angolo. È la forza peso parallela, perché va in direzione parallela al piano. E quindi scriviamo qua forza peso parallela, cateto opposto. Con la formula inversa troviamo queste due componenti, la forza peso perpendicolare e la forza peso parallela. Basterà moltiplicare per il coseno di alfa per la forza peso, cioè spostare la forza peso da qui e moltiplicarla qua, e lo stesso nell'altra formula, spostare la forza peso da qui e andarla a moltiplicare per seno di alfa. Quindi con la formula inversa sostituiamo i valori, forza peso, coseno di 60 gradi o seno di 60 gradi, e troviamo l'intensità delle due componenti della forza peso. La forza peso perpendicolare vale 9,8 N e lo riporto, lo scrivo qua. La forza peso parallela vale 17,0 N e lo ricopio qua. Ora facciamo la stessa cosa con la forza elastica. Scriviamo coseno e seno, dobbiamo calcolare l'intensità di queste due componenti. Coseno e seno, quindi ci serve innanzitutto l'ipotenusa al denominatore. L'ipotenusa è la forza elastica. Basta guardare questi due triangoli. L'ipotenusa è la forza elastica, la scrivo qua sotto. E poi bisogna riconoscere il cateto adiacente, il cateto opposto all'angolo alfa. L'angolo alfa sta qui, ma lo ritrovo anche nei due triangoli congruenti, qui
e qua. Allora, guardando per esempio questo triangolo rettangolo qui, qui c'è l'angolo, il cateto adiacente è questo, quindi è la forza elastica parallela, cioè la componente che va parallelamente al piano, e quindi ricopio qui forza elastica parallela al posto di cateto adiacente. Cateto opposto invece, questo è l'angolo, cateto opposto è questo, quindi è quest'altro, è la forza elastica, la sua componente perpendicolare al piano. Lo posso anche vedere da quest'altro triangolo qui. Qui c'è l'angolo e questo è il cateto opposto all'angolo. Quindi al posto di cateto opposto scrivo forza elastica perpendicolare. Come ho fatto prima, con le formule inverse, trovo queste due componenti. Forza elastica parallela, moltiplicando la forza elastica per il coseno di alfa, e la forza elastica perpendicolare, moltiplicando la forza elastica per il seno di alfa. Sostituisco i numeri, 40 newton, la forza elastica, calcolata prima, e coseno di 60 gradi, seno di 60 gradi, i risultati sono 20 newton, 34,6 newton. Sono queste due componenti qua. Giustamente è venuta più corta la componente parallela, 20 newton, e più lunga l'altra, in accordo con il disegno. Anche prima, in accordo con il disegno, era venuta più corta la forza peso perpendicolare, 9,8 newton, rispetto all'altra che è più intensa. Ricordiamo che se l'angolo anziché di 60 gradi fosse stato minore di 45 gradi, allora la componente più lunga delle due sarebbe stata quest'altra, la forza peso perpendicolare, e allo stesso modo la componente più lunga tra queste due sarebbe stata la forza elastica parallela. Nel caso particolare di angolo di 45 gradi, le due componenti verrebbero uguali, in quanto questi due rettangoli diventerebbero due quadrati.